Sì, grazie Presidente, sembra abbastanza alta. Sì, questa interrogazione trae spunto dalla verifica ordinaria che ha fatto ARPA Lombardia presso l'inceneritore di Brescia tra l'agosto e l'ottobre dell'anno scorso ed era la relazione che è uscita proprio pochi giorni fa, poche settimane fa. Secondo noi è una relazione molto importante perché questa relazione mette in risalto, scritte proprio all'interno, alcune criticità rilevate nell'impianto e anche alcune proposte che ARPA fa all'autorità competente, Regione Lombardia, per appunto migliorare la gestione di questo impianto, che secondo noi Regione Lombardia dovrebbe tenerne conto. Però, in particolare, vorremmo soffermarci su tre criticità. Una sull'algoritmo non validato utilizzato per calcolare la temperatura all'interno della camera di post-combustione. Non validato vuol dire che non è scientificamente provato che quell'algoritmo funzioni e quindi possa essere utilizzato come riferimento per calcolare la temperatura di combustione. E valori di ossigeno bassi a valle della camera di combustione. Valore di ossigeno basso vuol dire che c'è poca possibilità di ossidare i gas e quindi con possibilità di fuoriuscire gas, diciamo così, pericolosi. E l'altro, che è secondo noi quello più importante, che fa riferimento alla diffida di Regione Lombardia del 2012, che ARPA Lombardia scrive che non viene recepita completamente, non vengono recepite completamente le prescrizioni contenute nella diffida per quanto riguarda i limiti di emissione di CO e CO totali. Il carbonio organico totale, che è una misura che serve a capire quanto viene fatta la combustione all'interno dell'inceneritore. Alla luce appunto di questa relazione e del testo unico ambientale che dice che se non vengono appunto ottemperate nel merito e quindi completamente le prescrizioni imposte nella diffida, ci possono essere delle conseguenze per l'impianto, come ad esempio ulteriore diffida e contestuale sospensione oppure una revoca dell'autorizzazione. Noi chiediamo quindi alla Regione Lombardia, alla luce della relazione, di questa relazione, che in provvedimenti intenda prendere in relazione ad Aprica e in particolare appunto per i commi di legge che ho citato. Grazie. La ringrazio, consigliere Maccabiani. Risponde per un massimo di 4 minuti l'assessore Terzi. Ne ha facoltà. Grazie Presidente, cercherò di stare nei 4 minuti, quindi mi concederà il consigliere Maccabiani di saltare tutte quelle precisazioni, ma che sono a disposizione ovviamente poi per lei. Lei giustamente, voi giustamente avete citato la diffida del 9 di ottobre del 2012, inviata appunto dagli uffici regionali al gestore ad Aprica SPA, ora A2 Ambiente SPA. All'interno di questa diffida c'erano tutta una serie di prescrizioni che appunto salto, ma che sono a disposizione per il confronto. A seguito di questa diffida, anche sulla base della relazione finale di verifica ispettiva di ARPA del 5 di novembre del 2012, è stato poi avviato un percorso di dettagliata definizione degli interventi da apportare all'impianto proprio per migliorarne l'affidabilità anche in situazioni di emergenza, che poi è confluito nel procedimento di rinnovo dell'AIA. Nel frattempo, comunque, nelle more quindi del rinnovo del provvedimento dell'autorizzazione integrata ambientale, che è del febbraio 2014, la ditta ha comunque realizzato tutta una serie di interventi che le salto nell'elenco. Gran parte quindi delle prescrizioni e condizioni contenute nella diffida e poi dettagliate e ampliate, precisate in quello che è il procedimento di rinnovo dell'AIA, iniziato nel 2013 e finito nel 2014, di fatto erano già state messe in cantiere. Il provvedimento conteneva poi tutta una serie di prescrizioni a cui la ditta ha dato prontamente esecuzione, che quindi ha realizzato, trasmettendo poi tra il maggio e il giugno del 2014 tutta una serie di dichiarazioni di relazione relative che in qualche modo sostenessero la realizzazione di queste prescrizioni. Ce ne sono tante, gliene cito due in particolare, tra le tante appunto, la prescrizione F.2.1, sempre del rinnovo AIA, e quella E come Empoli 5.5.2, tra appunto dicevo le tante. Con nota poi del 13 ottobre del 2014, gli uffici regionali avevano provveduto a richiedere ad ARPA un parere in merito proprio alla conclusione di questo procedimento di diffida. L'Agenzia regionale ha riscontrato la richiesta nel dicembre 2014, inviando una relazione finale di verifica ispettiva,
in cui però si afferma, a differenza di quanto da lei, da voi riportato, che solo relativamente all'assicurazione del rispetto dei limiti di CO e COT, che appunto lei citava, in tutte le condizioni, comprese quelle emergenziali, non risulta pienamente superata la criticità di cui è la diffida della Regione Lombardia del 9 ottobre 2012, quindi solo relativamente a quegli elementi. Nella stessa relazione anche ARPA riportava appunto la lista dei 26 eventi che avevano comportato tra il 2013 e il 2014 un esercizio diverso dal normale funzionamento. Venendo alla questione vera e propria, fatte queste doverose, seppur alla svelta premesse, le preciso che la questione vera e propria attiene ad una lettura non univoca tra Regione Lombardia, Aprica e ARPA di quelli che sono di quella che è la normativa applicabile, non tanto per l'articolo che lei richiamava, quanto per, secondo insomma, sia l'ARPA che Regione Lombardia, l'articolo 237 octes deces comma 4, che attiene alle condizioni anomale di funzionamento del 150, ovviamente sempre riferendoci al testo unico dell'ambiente. In questo caso, e in riferimento a quell'articolo in particolare, secondo ARPA bisogna applicare, bisogna dare una lettura piuttosto restrittiva di quello che è il contenuto dell'articolo. E quindi sostenendo sostanzialmente che i limiti delle emissioni di polveri CO e TOC devono essere rispettati in tutte le condizioni di funzionamento dell'impianto. Quindi ne deriva che ogni guasto che comporti o richieda un blocco della combustione per un tempo sufficientemente lungo e che provochi quindi un innalzamento dei valori di polveri CO e TOC oltre i limiti si configurerebbe come un superamento sanzionabile dei valori limiti di emissione. Secondo invece l'interpretazione che ne dà A2A, ovviamente che ha risposto a questa relazione, che è condivisa attualmente dagli uffici di Regione Lombardia, la lettura deve essere invece non così restrittiva ma estensiva, in senso, ovviamente, prendete un po' con le pinze questo tipo di affermazione. Quindi, secondo questa interpretazione, invece il non superamento dei limiti di emissione di polveri COC è solo la condizione per mantenere in attività l'impianto qualora si verifichino guasti la cui risoluzione non necessiti la fermata dell'impianto. Questa lettura è più sostenibile, secondo i nostri uffici, rispetto a quello che è il contenuto dell'articolo dell'inciso qualora il gestore decida di ridurre l'attività, che è stato inserito solo l'anno scorso nell'articolo che vi ho citato. Visto che c'è questa differente interpretazione tra soggetto interessato, ARPA e Regione Lombardia, gli uffici di Regione Lombardia hanno, secondo me correttamente, deciso di chiedere direttamente al Ministero un'interpretazione autentica di questo articolo. La richiesta è stata inviata il 21 gennaio 2015 e siamo ancora in attesa della risposta. Due brevissime precisazioni ulteriori a conclusione. Nell'ipotesi in cui il Ministero ovviamente decida di avallare l'interpretazione restrittiva di ARPA, si procederà con la comunicazione della notizia di reato alle competenti autorità giudiziarie e all'adozione dei provvedimenti amministrativi sanzionatori di competenza regionale, con specifico riferimento ad un provvedimento di diffida che assegna all'azienda ovviamente un termine per adeguarsi alle ulteriori prescrizioni. In ogni caso si consideri che l'impianto in questione è presidiato e monitorato costantemente, sia attraverso la verifica dei dati emissivi prodotti dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e trasmessi secondo le procedure e le tempistiche previste dalla norma, sia attraverso appunto le verifiche in campo da parte di ARPA. Al riguardo vi segnalo che l'impianto è già stato oggetto di ispezione ordinaria nel 2014 e lo sarà ovviamente anche nel 2015. La replica al consigliere Maccabiani, prego. Sì, grazie Assessore per la risposta, per aver riassunto tutto, diciamo, l'iter con le prescrizioni AIA, eccetera. Ma riguardo a quest'ultimo punto, quindi della diversa interpretazione, quindi attendiamo la risposta del Ministero. Ma a me viene da dire, ok, c'è questa differente interpretazione. Noi abbiamo ARPA Lombardia, che è un ente regionale, che è ente deputato per i controlli ambientali, per la tutela dell'ambiente, eccetera, che fa questo lavoro, specifico per questo lavoro. Io dico, se ARPA Lombardia dà un'interpretazione, forse Regione Lombardia dovrebbe già di suo attenersi all'interpretazione di ARPA Lombardia, che è l'ente deputato. Vabbè, ok, fa parte comunque di ARPA Lombardia, non stiamo parlando di ARPA di altre regioni, insomma di altri enti, fa parte dell'ente del sistema regionale. Ok, quindi io non condivido questa posizione di chiamare in causa il Ministero per derimere questa interpretazione, che secondo me non dovrebbe esserci, tenuto conto anche che qui si parla di. Che ARPA dice teniamo un'interpretazione più restrittiva. Secondo me quando parliamo di impianti di questo tipo
per anche per i principi di precauzione dobbiamo essere restrittivi già di nostro nell'interpretazione delle leggi, perché, e l'ho citato anche, l'abbiamo citato anche nella, dell'interrogazione, noi parliamo di un impianto che, ed è sono elencati nella relazione, in due anni ha avuto, diciamo così, tantissimi eventi, diciamo così, no, come vengono definiti, eventi di funzionamento non normale, diciamo così, di cui solo pochissimi per manutenzione. Ci sono stati tanti piccoli o grandi incidenti, quindi stiamo parlando di un impianto già enorme di suo per la città di Brescia, che, diciamo così, non è gestito dal nostro punto di vista correttamente alla luce di tutti questi incidenti. Per cui noi chiediamo che comunque la Regione Lombardia applichi già di suo un'interpretazione più restrittiva e prenda nota appunto delle proposte fatte da ARPA all'interno di questa relazione. Grazie.